Allora, rieccoci per la seconda parte di questa trasmissione, che vi ricordo questa sera l'ultima trasmissione stagionale di Spazio Dilettanti Foggia. Lo trasmettiamo qua da Domenico Mastromatteo, Costa Marina. Carlo vi manderà tante immagini per farvi vedere questo posto stupendo. Potete venire, no? Ormai Domenico è aperto fino a tutto settembre, quindi venite qua, dite che siete del calcio dilettantistico. Gli fai uno sconto a chi è del calcio dilettantistico? Sanno già che quando vengono hanno un bello sconticino. Che poi i calciatori vengono durante l'estate. Vengono dirigenti, calciatori, insomma, grazie a te che mi hai lanciato sul... Ragazzi, venite qua da Domenico, sul tuo sito. Dite, io sono il giocatore X, il giocatore Upson, e quindi di conseguenza poi alla fine serata, che si mangia benissimo, infatti noi non vediamo l'ora che Carlo spegne queste telecamere per andare a mangiare. Senti Domenico, stavamo dicendo che insomma è un posto bello, complimenti, quest'anno poi tra l'altro è anche cambiato questo Costa Marino, che è un nuovo look bello bianco, bianco-azzurro come il mare, no? Come Lecco, come Lecco, sempre sto Lecco qua. Sì, come Lecco. Sì, abbiamo fatto dei rinnovi a livello strutturale, abbiamo fatto un restyling, diciamo, abbiamo dato più qualità sia nel menù e sia nell'estetica del ristorante, e mantenendo sempre i piatti della tradizione peschiciana e garganica. Senti, nonostante siamo in un giorno feriale, è pieno qua. Sopra è pienissimo, qui dal lunedì al lunedì è sempre pieno, dal mercoledì al mercoledì è sempre pieno. Sì, quest'anno abbiamo adottato una politica diversa sulle prenotazioni. In pratica gli altri anni facevo più turni, quest'anno cerchiamo di curare il cliente dall'inizio alla fine, quindi mantenendo uno standard di clientela che vuole godersi la serata, e in pratica non vogliamo mandarli via subito facendo i giri dei tavoli, qua, esatto. Marianne, chi si muove più? Quindi dall'inizio alla fine il cliente viene curato, dall'antipasto al dessert, al dolce, al rum. Senti, allora io qui ci vengo tra l'altro anche in ferie, perché Domenico affitta anche delle casettine, bellissimo, quindi io ci vengo tutti gli anni, ormai da 10 anni, quest'anno anche starò qui una settimanuccia, e quando sto qua sono di casa qua, come chi viene, con qualsiasi persona. Inglesi, francesi, tedeschi, americani, non si capisce niente qua. Sento poi dalla finestra che ci sono lingue del mondo. Sì, abbiamo una clientela oltre italiana, abbiamo una clientela internazionale, europea, tedeschi, francesi, spagnoli. Da qualche anno abbiamo una clientela anche americana, insomma, oltreoceano in pratica. Allora, e poi voglio ringraziare personalmente la mamma Libera, il papà Michele, il fratello Francesco. Speriamo che quanto prima arrivi anche Michele e Chiara da Lecco, che è la sua compagna e suo figlio. E insomma, grazie per averci ospitato. Adesso da tanto ti chiamo, sempre tu devi andare a controllare se tutto va. Sì, mi chiamano per alcuni dettagli. Senti, si preannuncia una bella stagione anche la prossima con Lecco, ripeto, team manager. Poi andrà anche il figlio di Marianna, Samuele. Una figura fantastica. Il ragazzino ha dato il meglio di sé, i dirigenti insomma del settore giovanile sono rimasti tutti entusiasti di quel piccolo Samuele, ha margini di crescita pazzesco. Senti, siccome Vincenzo Borgia prima di andare in trasmissione mi ha detto domandagli se rinnova il rapporto con il Peschici Calcio come sponsor ufficiale sulla maglietta, lo possiamo dire ufficialmente? Il Peschici è la mia squadra del cuore, Antonio lo sa. Abbiamo chiuso il contratto anche quest'anno, ma lo sappiamo, scherzavamo, Vincenzo non me l'ha chiesto. Vincenzo, no, Vincenzo, lo so, Vincenzo lo chiamo 100 volte al giorno quando non stavamo andando tanto bene. Non me l'ha chiesto Vincenzo, noi eravamo sicuri che comunque sempre sarai insieme. Io su tutto campo il Peschici ce l'ho fisso per gli aggiornamenti in corso della partita. Ma speriamo che l'anno prossimo sia una bella stagione, adesso ti lasciamo, sia una bella stagione come quest'anno, dai, tu tanto ci seguirai anche se il sabato o la domenica vai a vedere il Lecco, però la sera quando ritorni a casa o durante la partita del Lecco e della primavera dove tu stai impegnatissimo col telefonino, anche se stai in panchina, guarda i risultati. Che poi il bello, siccome sono vicino al direttore sportivo, Paolo Penati, che lo saluto. Anche il direttore dice il Peschici come va, che sta facendo. Tutti seguono la pagina da Lecco, seguono la pagina dell'Atletico Peschici. Anche io non ti nascondo che anche Matteo è un super tifoso del Lecco, seguono tutto. Sto condividendo un sacco di notizie del Lecco, sono interessato, e anche del Peschici.
La sera, la domenica, quando finiva la nostra partita all'Atletico, Marianna, vai a vedere il Peschici che ha fatto. Ma è una questione, credetemi, non e questo lo dico è il calcio che ci piace, insomma. Allora, amici, il calcio è tantissimo, questa è la bella il bello dell'ultima puntata, ripeto, stiamo qui comodissimi, non ci interessa perché nessuno ha giocato domenica scorsa, nessuno giocherà domenica prossima, quindi siamo felici, siamo in ferie veramente da Costa Marina che vi stiamo trasmettendo su questo balcone che è fantastico. Poi Carlo Fusilli che sta curando la messa in onda di questa trasmissione vi manderà le immagini del ristorante, del balcone qui da Domenico Mastro Matteo, Costa Marina, scalinata del porto, mi raccomando, vabbè, ma tanto è facile, perché qui entri, dove sta Costa Marina? Venite qua, amici, il calcio è tantissimo, noi saremo di casa durante l'estate, magari vi imbattete a me, Marianna, Mari, saremo qui e con Vincenzo pure che starà sul porto, vi aspetterà lì. E insomma, qui al Costa Marina si parla di cibo e calcio, né politica né niente, non ci interessano. Che poi calcio e cibo. Vengono tanti giocatori qua, no? Sì, tanti, ma tanti, sono arrivati tanti giocatori anche all'improvviso. Cioè, sì, senza prenotare, sì. L'anno scorso è arrivato, quello del Napoli, come si chiamava? Sì, è arrivato Campagnaro, insomma, sì. Ma Deglio Rossi, Montella, tutti i nostri clienti ci vengono a trovare spesso e non ci fa piacere che arrivi un personaggio importante del calcio, esatto, del calcio professionistico. Qua, chi viene qua, ragazzi, qua, se venite qua veramente rimanete con gli occhi aperti, no? Ve lo giuro, venite qua. L'immagine della telecamera non rende per quello che è. Carlo magari potrà fare anche i salti mortali con le sue riprese, però vi giuro che se venite a vedere personalmente, come poi in un certo senso siete rimasti colpiti voi, no? Voi non ce l'avete mai venuti, Matteo? Allora ti dirò, io, sai, guardando un po' sulle pubblicità, però vi posso assicurare, e questo ve lo dico con il cuore, che sono rimasto esterrefatto, perché c'è una pianta d'olivo, un'aria spettacolare, sembra sì, il tramonto, l'acqua, un paesaggio spettacolare, mille luci. Poi c'è il proprietario che, vabbè, è il mio cuore. Complimenti davvero per tutto, ti faccio veramente davanti a tutti i miei complimenti e venitelo a trovare, mi raccomando, eh. Va bene, allora Domenico, noi ti lasciamo, ti ringraziamo per questa serata, ti ringraziamo per essere vicino, no, tu ci stai dando una grande mano, come ci danno una grande mano anche gli altri sponsor che avete visto e che vedrete pure a fine trasmissione, quindi io veramente vi voglio ringraziare tantissimo, quest'anno abbiamo avuto grandi sponsor ma abbiamo avuto anche grandi risultati per il lavoro che abbiamo svolto con Donato Magnisio, con Marianna, con Michele, con Vincenzo, spesso è stato nostro ospite, non è facile partire da settembre a finire adesso a fine giugno con una sequenza di trasmissioni, servizi televisivi e telegiornali, insomma veramente è stato faticoso, però è stato bello, gratificante alla fine, poi quando c'è questa ultima serata ti risollevi di tutto il peso, di tutto il lavoro che hai fatto per 10 mesi, ti sembra che sia passato in un baleno. Domenico, noi ti ringraziamo, stacci ancora vicino, perché veramente noi ti staremo vicino, venite da Domenico, mi raccomando, che lui è il nostro portafortuna ormai da tanti anni. Ti ringraziamo, ti lasciamo, noi concludiamo adesso con Matteo. Grazie Matteo, Marianna, te Antonio, ormai sei il pilastro del calcio dilettantistico, il mio direttore. Il tuo direttore è forte. Perché è una persona preparata, attenta. Oh, senti, se non ti chiamano la finiamo qua, stai qua con noi. Allora Vincenzo, vai da Vincenzo, insomma Vincenzo, chiudiamo con il tuo Peschici, tu giochi ancora, no? Per forza. E se ti togli tu, chi gioca qua? Ci proviamo anche quest'anno. Non no, Antonio, approfitto. Abbiamo detto quanti anni hai? 39-40 e gioca da 25-26-27 anni. Sì, 25 anni. Anto, volevo farti pure bene, però, volevo ringraziarti, ringraziare anche gli amici di Apricena che sono venuti in questa splendida location, Domenico Costa Marina che sempre sta come sponsor vicino a noi, anche vicino al calcio del Standisco, perché anche contribuendo per Foggia TV è importante far conoscere tutti questi paesini, come diceva Michele, che non sapevano neanche l'esistenza, quindi il calcio è importante. Questa serata la concludiamo facendo gli auguri a tutti per il prossimo campionato, ma la mia vicinanza stasera la vorrei fare agli amici del Cagnano, perché sia Cagnano e sia tutto il calcio dilettantistico ha perso una grande persona che era Giuseppe Russo, che era una persona
fantastica. Anche a Pietro Tusiano, un altro ragazzo. E anche a Pietro Tusiano, un giovanissimo 26 che... anni, insomma, quest'anno abbiamo avuto diverse perdite, però diverse come dice Vincenzo, queste ultime due, proprio successe qualche settimana fa, diciamo, ci hanno colpito, perché comunque erano persone con cui veramente stavamo a stretto contatto, quindi abbiamo veramente... Soprattutto col presidente Coccia, veramente... Quando abbiamo saputo la notizia è stata veramente terribile, quindi un abbraccio va fortemente alla famiglia di Giuseppe, a loro, alla famiglia di Tusiano e a tutte queste persone che purtroppo ci hanno lasciato. Il calcio dilettantistico, io l'ho scritto sul mio sito, è gioia, perché tu conosci tantissima gente, io personalmente conosco ma veramente tanta gente, però anche dolore, perché più delle volte vanno via persone a cui tu tieni particolarmente, e quest'anno veramente ho perso, come il calcio dilettantistico per amor del cielo, ha perso due grandi amici, Giuseppe Russo e Pietro Tusiano, 26 anni. C'è anche Gianni, il nostro Gianni, giusto, quest'anno proprio da questo punto di vista Gianni Martino, il nostro, quest'anno è stato un po', vabbè, dai, forse loro da lassù ci daranno la forza per continuare sia a giocare a pallone che sia a produrre trasmissioni sportive, quindi questo, grazie a Vincenzo Borgia, grazie Domenico, grazie tanto. Una cosa, siamo anche vicinissimi ai tanti giovani atleti che lottano con questo male, che veramente il calcio possa dargli la carica, sollievo, carica e voglia di lottare, perché i giovani meritano la vita, meritano di essere tra di noi e meritano di essere presenti nel calcio e nello sport. Perfetto. Allora noi ci vediamo l'anno prossimo, no? Dove dovete andare? Da me dovete venire? Tu sei il pilastro dei dilettanti. Tu sei, cioè, la più bella donna dei dilettanti. Grazie. Matteo, ci vediamo l'anno prossimo a settembre. Sì, sicuramente ci saremo più forti di prima e... Sì, perché anche mia moglie poi fa: ma ti ha chiamato Antonio stasera trasmissione? Poi se non chiami, dici: ma perché non chiama? Vedi, sentilo. grazie a Foggia TV. Allora, grazie a tutti amici del calcio dilettantistico, veramente un ringraziamento, non so, mi commuovo, è stata una bella stagione, è stato bello stare con voi, ci auguriamo l'anno prossimo di ripartire, grazie a persone come Domenico Mastromatteo, ma ripeto anche a tanti altri, e quindi di conseguenza di parlare di quello che è il pallone vero, quello che rotola ancora su molti campi, sul terreno, sul fango, nonostante ci siano molti campi in erba sintetica. Vi ringrazio davvero di cuore, vi salutiamo da Costa Marina a Peschici, dove c'è Domenico Mastromatteo che adesso ci tiene a cena, e venite anche voi, prima ordinate, quando vi fa il conto gli dite che siete un calciatore e vi fa lo sconto, non tesserà, no vabbè, ma ve lo farebbe lo stesso, non c'è problema, qui ormai veramente è tutta una famiglia qui a Costa Marina a Peschici. L'hai detto che il calcio non va mai in vacanza? No, il calcio non va mai in vacanza, mai. Due parole. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Domenico per l'ospitalità, e però da parte di tutto il settore dilettantistico, grazie. Antonio, perché senza di Antonio il settore dilettantistico sarebbe oscurato, e quindi grazie. Vediamo se ci riesco, allora salutiamo gli amici del calcio, del Manfredonia, dell'Ortanova, del San Severo, del Trinitapoli, e poi quelli del Lucera, quelli del San Ferdinando di Puglia, del Real Zapponeta, del Peschici, del Cagnano, del Troia, del Trinitapoli, Gioventù Calcio San Severo, San Marco, Atletic Accadia, Biccari, Casale Dauni, Frentani di Serra Capriola, Chieuti, Orsara, Rocchetta Sant'Antonio, San Nicandro, Carpino, Monte Sant'Angelo, che salutiamo, San Giovanni Rotondo, Real Poggio in Imperiale, siete veramente tanti e ringrazio veramente tutti, scusate se ho dimenticato qualcuno, San Nicandro dove abito io mi sa che non ho detto, ma veramente siete tanti, grazie a tutti, ci vediamo, ci auguriamo a settembre, grazie a tutti e grazie a Carlo Fusilli.